Lui è Luca, ha 43 anni e abita con il suo cagnolino Nash in questa baita qui, la baita del sole, a 1500 metri di quota. E voi vi chiederete, e quindi? Beh, la storia di Luca è molto particolare. Il suo stile di vita è diverso da quello che si potrebbe definire normale e vive tutto da solo in questo luogo remoto, a circa 2 ore a piedi dal più vicino centro abitato. E questa è anche la nostra storia, mia e della compagnia d'alta quota. Siamo andati da Luca, nella sua baita del sole, per conoscerlo, scoprire un punto di vista diverso e, come dice lui, provare a vivere la vita che vogliamo. Non esistono i problemi, anche se vi amputano una gamba, non esistono i problemi, esistono le situazioni perché la soluzione vi sta guardando. È così, quando mi manca qualcosa, non è che mi manca, non la vedo, è diverso. E basta che voi non ci pensate, aprite le porte dell'irrazionale dove c'è dentro tutto, viene fuori la soluzione. È gratis, non dovete fare nessuno sforzo e funziona. Io mi chiamo Davide e su questo canale vi racconto le migliori storie di montagna. Lo scorso inverno avevo ricevuto un messaggio da un certo Fiocco di Neve 80. A parte il nome, non sapevo nient'altro su di lui. Beh, Fiocco di Neve 80 aveva trovato il mio video di Clara, che molla tutto e va a vivere in rifugio, e mi ha chiesto di andarlo a trovare per raccontare la sua storia. Come potete immaginare, Fiocco di Neve 80 è in realtà Luca. E non appena ne ho avuto la possibilità, ho reclutato i miei amici della compagnia d'alta quota per passare un weekend nella sua baita del sole. 3 ore e mezza di auto per raggiungerlo, in provincia di Bergamo, in Val Seriana, ai piedi della Presolana. Io sono Luca, sono nato e cresciuto a Clusone, in provincia di Bergamo, e fino a 30 anni sono rimasto qua. E poi ho iniziato a viaggiare. Il primo viaggio è stato un anno in Africa, molto 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 intenso, fantastico. Come primo viaggio è stato anche estremamente duro. E da lì non mi sono più formato, fino a prima del Covid praticamente. E viaggiando sono cambiato totalmente, anche se dall'esterno sicuramente non si nota questa cosa, però internamente ero proprio un'altra, totalmente un'altra persona. È come dal bianco e nero passare all'arcobaleno. Luca è sostanzialmente un viaggiatore e viaggiando ha cambiato completamente la sua prospettiva di vita. Quando uno inizia a viaggiare tendenzialmente ce l'hai nel sangue, è come se avessi un qualcosa che ti scorre nelle vene e non ti abbandonerà mai per il resto della vita. Il suo passato da backpacker mi aveva incuriosito un sacco e volevo incontrarlo a tutti i costi, nonostante le difficoltà. Perché, diciamoci la verità, raggiungere la baita del sole non sarebbe stata una passeggiata. 3 ore e mezza di auto da Torino fino a Clusone. E poi, da oltre Senda Alta, avremmo dovuto risalire la valle del torrente Ognia per circa 2 ore. E alla fine avremmo trovato Luca, Nej e la baita del sole. Facile, no? Ce ne sono due. Dite che sono pericolosi. Bisce no, le vipere sì. Abbiamo appena incontrato dei serpenti. Ma non sono velenosi, quelli che sono nell'acqua mangiano acqua. Noi, ok, stiamo facendo un sacco di fatica per arrivare da Luca, ma perché si trova qui in Val Seriana? E perché se n'è andato a vivere in un luogo così remoto? Ho sempre voluto fare un'esperienza nella natura, quella vera. E quando ho visto che la baita era in affitto, ho cercato il proprietario, l'ho trovato, siamo andati d'accordo sul prezzo e sono venuto qua. Piano piano, con tanta fatica, tantissima fatica, ho consapevolizzato il fatto che è figo essere qua, anche se passa un pensionato al giorno di media, fino ad aprile, e poi non ne passano tanti di più. Luca ha preso possesso della baita del sole e ci è andato a vivere. Inizialmente deve essere stata dura. Quando sono arrivato energeticamente era morta, era fredda, sia fisicamente ma anche energeticamente era proprio fredda, era abbandonata e non mi rispecchiava per niente. Comunque l'ho presa e poi mi ci sono buttato a bomba. Non l'ho ristrutturata, non ho fatto nessun cambiamento importante, strutturale, però ho cominciato a togliere la plastica, far vedere il legno, organizzare la cucina in modo diverso, organizzare la sala di sopra. L'ho resa bella, piacevole, diciamo. E considerate che non è mica semplice portare fin su alla baita un qualsiasi oggetto, te lo devi portare in spalla. E molto presto, noi che stavamo camminando lungo la valle, l'avremmo capito a nostre spese. Usciti dal bosco, si apre davanti a noi la magnifica vista sulle prealpi bergamasche. Siamo alle baite del Moschel e la vegetazione rigogliosa ha avvolto ormai tutto. Siamo in un piccolo paradiso. Camperizzato! Oh, che figata! Che figo! No, lo voglio pure io!
abbiamo trovato il camper di Luca. Lui era stato così gentile da ospitarci a casa sua, ma in cambio ci aveva assegnato un compito molto importante. Patate! Arachidi! Avremmo dovuto portare in spalla tutto ciò che ci sarebbe servito per il weekend. Era il minimo che potessimo fare per ringraziare Luca dell'ospitalità. Altre patate! Altre patate, let's go! Un sacco di patate! Due sacchi! Qui che cosa c'è? Patate! Sono tutti semini. Altre patate! Luca è vegetariano e non so se questa cosa abbia un impatto positivo sul peso delle vivande. Meglio pensare che sia così. Come vedete dalle nostre facce, immaginarsi di vivere in questo modo, portandosi in spalla ogni cosa che ti serve per sopravvivere, è quasi impensabile. Chi mai lo farebbe? Oltre Luca, ovviamente. E subito abbiamo iniziato la salita finale verso la baita del sole. Altri 40 minuti nel bosco, su un sentiero bellissimo, ripidissimo, e con delle icone votive un po' inquietanti. Quelli in alto a sinistra, come si chiama? C'è anche Mike Buongiorno, Gerry Scotti, Nino D'Angelo. Siamo stremati e affamati, ma appena usciamo dalla radura e volgiamo lo sguardo verso la baita, capisco e capiamo subito che questa faticaccia vale davvero la pena. La veranda è sempre stata aperta, no? Non si può chiudere fisicamente, quindi è sempre stata aperta. E chiaramente non ti metti a barricare una cosa che è sempre stata aperta. Energeticamente va in contrasto con gli spiriti che abitano il posto, che ci sono, non si vedono ma ci sono. Quindi io in automatico l'ho lasciata aperta e l'ho resa disponibile a tutti, perché mi piace, perché è bello e perché è una cosa che ho subito trovato affine a quello che penso io. Luca paga un affitto per la baita del sole, eppure ha deciso di lasciarla aperta a tutti. Chiunque può passare qui e fare due chiacchiere, un po' come stiamo facendo noi. Siamo un esercito e Luca ci sta ospitando gratuitamente. È che da viaggiatore ho imparato cos'è quella che per me è la libertà, no? È arrivare in un posto dove stai bene semplicemente perché ci sei, dove nessuno ti chiede di spendere dei soldi, dove non c'è niente da comprare o da vendere. Semplicemente si condivide quello che si ha al momento. È quello che mi piacerebbe che le persone iniziassero a fare, soprattutto in un contesto come la montagna, e vedo che le persone che passano di qua, anche se non se ne rendono conto, si fermano e non vorrebbero quasi più andare via, perché trovano quello che stanno cercando senza sapere che lo stanno cercando. Tu puoi passare di qua, mi trovi qua, ti siedi, apriamo una bottiglia di vino e la beviamo e poi continui il tuo cammino. Buongiorno! Ciao! Ciao, molto piacere, finalmente. Ti racconto la mia, tu ti racconti la tua. E intanto sei stato nel momento senza nessun obbligo, senza nessuna barriera. Madonna, visto che bel gruppone. E questo per me è bellissimo. È quello che facevamo da bambini. Da bambini non avevamo nessun obbligo, no? Ed era fantastico. Io sono Luca, poi mi dite i vostri nomi, che non ricorderò mai. Questo posto è bellissimo. Sì, adesso poi è paradiso. La baita del sole si trova su un pianoro erboso a 1500 metri di quota. Sinceramente credo che sia uno dei posti più belli in cui sia mai stato. La sensazione di pace è indescrivibile. La struttura in sé è bellissima, il prato è verdissimo e siamo circondati da delle vette stupende. Luca ha costruito persino una sauna. Ma quando esci, doccia fredda, chiaramente. Gli altri ragazzi sono rimasti increduli non appena siamo arrivati qua. Non c'è di che, ragazzi, eh. Luca ci ha fatto anche trovare la tavola imbandita per il pranzo. Non avevamo davvero parole. Ci siamo seduti per mangiare, cucinando la roba portata in spalla. E Luca ci ha chiesto subito: se doveste partire domani per un lungo viaggio, quale sarebbe la vostra più grande paura? Così, di punto in bianco, abbiamo fatto un giro di tavolo e abbiamo risposto tutti. È stato davvero un bel momento. Spontaneo, non registrato. Ci siamo guardati dentro e abbiamo risposto ad una domanda che risuonava tantissimo con le nostre personalità. Ci siamo messi in discussione non appena arrivati. Alla fine eravamo lì per cambiare il nostro punto di vista o no? A pochi passi dalla baita, in circa 20 minuti di camminata, si raggiunge un punto panoramico molto interessante. Dopo pranzo siamo subito diretti lì.
Nel mentre Luca ci racconta di cosa combina nella vita. Io inizialmente pensavo fosse semplicemente un eremita che, stanco di una vita standard, aveva deciso di allontanarsi dalla civiltà per vivere tra i monti. Quanto cavolo potevo sbagliarmi? Luca, prima di tutto, è un viaggiatore, ma è soprattutto un vero e proprio imprenditore. Per anni aveva fatto il falegname, ma da quando è alla Baita del Sole sta portando avanti diverse attività. La prima è legata a questo essere qui. Nash, guarda che ti mangia quello! Il mon petit flocon de neige, che significa un piccolo fiocco di neve. Lui si chiama Neige perché amo la neve, amo la Francia, amo i francesi. E siccome il nome neve in italiano non mi suonava bene, ho scelto subito il nome Neige. E lì si addice perfettamente, perché le poche volte che ha toccato la neve ne è uscito pazzo. Vero Neige? E oui oui. Adesso forse capisco perché Luca su Instagram si chiama Fiocco di Neve 80. Tutto ha un senso, ragazzi. Tornando al discorso originale, la sua prima attività è una startup di benessere per cani e gatti e si chiama Spiritual Pets. La seconda invece è qualcosa che produce direttamente lui in baita. A livello pratico, adesso sto piantando la canapa perché è già 2 anni che produco un olio di canapa, il famoso CBD, che è il nome più comune che si conosce, che è semplicemente un macerato, un ololito di fiori di canapa. Dopo vari tentativi sono riuscito a fare un prodotto che è veramente veramente pazzesco. Mal di testa, metti giù qualche goccia, boom, via. Hai problemi a dormire, metti giù qualche goccia, boom, dormi bene e ti addormenti. Ero in montagna, stavo camminando, avevo un principio di contrattura qua, sono fermato, un po' di goccia l'ho messa su, ho poggiato il piede, è sparito. Ho camminato ancora per 4 ore, quindi me l'ha proprio tolta. Altro che eremita. Una cosa che ho invidiato subito a Luca è stato proprio il suo spirito imprenditoriale. Non sa stare con le mani in mano e ha un'idea dopo l'altra. Allora, innanzitutto divertirmi è la cosa principale, quella è imprescindibile. Il minuto in cui non mi divertirò più a star qua sarà anche l'ultimo minuto in cui sto qua. Che posto è questo? Meraviglioso. Camminiamo in un vero e proprio paradiso. La Baita del Sole è solo una delle decine di proprietà di questa valle. Tutte, se sistemate, potrebbero diventare dei piccoli rifugi per vivere la tranquillità e la pace del luogo. Adesso però è ora di tornare in baita, è il momento di lavorare. Fare la legna, quello sempre, non finisce mai. Pulire la struttura, piantare la canapa, raccogliere le foglie per le patate, mettere a posto l'impianto idraulico, l'impianto elettrico, cucinare. Ci sono una serie infinita di cose. E soprattutto la cosa che non mi fa mai stare fermo è che me ne invento una dietro l'altra, quindi tipo la sauna, il pavimento del bagno, il pavimento della cucina, c'è sempre da fare. E poi passano le persone. E quando passano le persone ti fermi, metti in pausa. Le fatiche per tenere in piedi la Baita del Sole non mancano. E adesso era il nostro turno di contribuire. Facciamo la palestra. Peccato che non avessi detto ai ragazzi che avrebbero dovuto sgobbare un po' per guadagnarsi la cena. Silvia la vedo agile. Io cado. Rigorosamente con gli occhiali. Accettazione è la cosa principale, accettare le diversità degli altri ed essere curiosi dentro queste diversità. Se arrivi qua e non accetti, è come se trovi un muro davanti, vieni respinto subito, da me e dal posto, e io sono il posto e il posto è me. Quindi l'energia che ci cerco di creare qua è quella dell'accettazione. Quella è la cosa che mi viene a dire maggiormente su tutte le altre. Perché è talmente diverso il mio modo di vivere qua che per forza lo devi accettare. E solo se lo accetti riesci a entrare in simbiosi, e solo se lo accetti io ti accetto. Siamo venuti da Luca proprio per metterci in discussione. Alla fine l'80% di noi ragazzi della compagnia d'alta quota è ingegnere. Per natura siamo scettici, specialmente se Luca ci parla di energia, di spiriti, di irrazionale. Per venire qui da Luca e ascoltare il suo punto di vista, dovevamo farci coraggio e accettare qualcosa che non siamo spesso abituati a fare. Dovevamo accettare che tutto può essere vero. Mm.
devi accettare che tutto può essere vero. Da una parte può essere bianco, da una parte può essere nero, semplicemente perché tu lo vedi dalla parte bianca e l'altro lo vede dalla parte nera. E bisogna accettarsi e cercare il confronto con l'umiltà di dare per scontato che la verità non esiste, è mutevole. Ci possono essere sempre diverse verità sulla stessa cosa. Comunque sì, accettazione. Qua devi accettare il diverso, se no non accetti me e se no ti ribatto indietro in 5 secondi. Più che camminare con le buste dei viveri, faticare sulle cime, ravanare nei nevai, rimanere bloccati nei bivacchi, le cose classiche che ci accadono, insomma, per noi era forse più difficile venire qui e scontrarci con una realtà completamente diversa. Uscire dalla propria zona di comfort significa anche questo, ed era ciò che ricercavo da questa esperienza, per me e per i miei amici. Guerra. Staccale un braccio. Il secondo giorno, alla baita del sole, inizia con una vera e propria immersione nella natura. Cammineremo per circa un'ora e mezza e raggiungeremo il Passo degli Agnelli, 450 metri più in alto. In una società normale ti fa crescere in modo settoriale. C'è il dentista, l'avvocato è l'avvocato, l'avvocato non fa l'ippi, l'ippi non fa l'avvocato, l'universitario studia. Siamo tutti molto separati, siamo in tanti binari paralleli che poco si incrociano. Quando hanno cominciato a viaggiare, hanno cominciato a incrociare i binari. È per quello che a me risulta molto facile vedere le possibilità, perché incroci i binari, non incrocio le esperienze. Ehi, siamo! Le possibilità ti stanno guardando, solo che tu adesso non le vedi. Il modo c'è, è lì davanti a te. Tu fissati sul punto in cui vuoi arrivare, i binari si incrociano e bam, tutto accade, magicamente. Forse questo è stato uno dei weekend, lasciatemelo dire, più spirituali che abbia mai vissuto. Ci siamo messi in discussione e ci siamo confrontati con una realtà fuori dal comune. Abbiamo visto che si può vivere in modo diverso. Luca ne è la testimonianza vivente. Raccontare le migliori storie di montagna significa anche questo. Andare fuori dalla propria zona di comfort non solo fisicamente, ma soprattutto con la mente. Sono queste le esperienze che mi piacciono. Luca alla fine era per noi un completo sconosciuto, eppure ci ha accolto in casa sua. Abbiamo accettato la sua realtà e lui si è aperto con noi in modo completamente sincero. Potrò non credere all'energia e agli spiriti, ma rispetto con tutto il cuore chi ha trovato la sua via e la persegue. Probabilmente l'universo favorisce davvero persone come Luca. La sua è semplicemente una realtà diversa. Chi può dire invece che è la nostra realtà ad essere quella giusta e l'unica vera? Il fatto di dividere ci limita tantissimo. Io ballo come arrampico, arrampico come ballo. Faccio il falegname come ballo e faccio il falegname come arrampico e tutto assieme. Perché non puoi dividerti, sei sempre tutto te. Quando sei davanti a una situazione è perché la soluzione ti sta guardando e ci sono vari trucchetti per vederla e uno di questi è capire che sei tutto quello che sei in ogni momento. Raggiungiamo presto il Colle degli Agnelli a 1940 metri. Da qui abbiamo una vista privilegiata sulla Presolana e sulle intere prealpi di Bergamo. Siamo di fronte a delle montagne davvero stupende. Sarà onestamente stranissimo tornare alla vita normale dopo due giorni così intensi. Tutti, una volta a casa, saremo un po' cambiati, o perlomeno sapremo rivolgerci le giuste domande dopo aver vissuto questa incredibile ed unica esperienza. Noi ce ne stiamo andando, invece la baita del sole sarà sempre lì per chi vorrà passare a salutare Luca e Nash. Secondo me dovresti venire qua perché qua serpeggia la follia assolutamente. È bello, è bellissimo. Puoi trovare un sacco di punti di vista diversi, puoi stravolgere il tuo punto di vista come lo state stravolgendo voi probabilmente. Puoi avere un sacco di input, puoi vedere che si può sempre vivere in un modo diverso, senza pensare è giusto, è sbagliato, va bene, non va bene, è semplicemente un modo diverso di vivere. Io non so che...
E questo ti dà la consapevolezza che puoi fare la vita che vuoi vedendo qualcuno che la fa. Io non so che farne, non so se meritarmelo, però.